Probabilmente il video commento che verrà fuori su questa partita sarà molto breve, perché di cose da dire credo ce ne siano poche, almeno credo. L'unica cosa che ci tengo a dire è che secondo me è giusto che Livorno abbia perso, però è ingiusto che abbia perso in questo modo, cioè mi riferisco al risultato, perché 3-0 secondo me è forse un po' troppo ampio come risultato. Cioè, sono d'accordo che Livorno, il Crotone, in confronto a noi, ha giocato sicuramente meglio, ripeto, in confronto a noi, però credo che 3-0 sia un po' troppo, perché se si va a vedere le statistiche, che comunque sono fattori a volte determinanti e a volte meno, il Livorno in confronto a Crotone sì, ha fatto magari meno tiri in porta e altre cose, però non c'è questo stacco fra noi e loro, ecco. Quindi ripeto, secondo me è giusto che il Crotone abbia vinto, perché sotto quasi tutti i punti di vista, se non tutti, ha giocato meglio in confronto a noi, però non in maniera così da 3-0, ecco. La cosa che a parer mio, e ripeto, a parer mio, anzi, una cosa che ci tengo a puntualizzare, perché appunto a parer mio stavolta si è vista parecchie differenze in confronto alle altre partite, è che appunto in confronto a, diciamo, alle precedenti partite, scusate se ho detto le solite cose, il Livorno, nonostante comunque tuttora soffre maggiormente nelle parti offensive, perché magari mancano pedine piuttosto importanti per noi, stavolta di gioco se ne è visto veramente poco, se non quasi niente, ecco, perché forse ha voluto fare anche un po' di turnover, perché ho visto ad esempio che ha giocato Palazzi, ha giocato Kukoc, che per me Kukoc, parentesi, non so se comunque è stato obbligato il fatto di farlo giocare, però se il fatto è che per me Kukoc, con tutto rispetto, per ora è uno degli acquisti meno azzeccati, ecco, perché non mi garba proprio per niente, e fra l'altro non so nemmeno come faccio davvero diciamo, un curriculum, una carriera così, tra virgolette, forse troppo alta per quanto almeno io sto vedendo. Comunque, a parte questa serie, appunto, dal discorso del gioco, il gioco oggi, secondo me, è stato, se non del tutto, quasi inesistente, ecco, perché appunto, altre volte almeno giocavi, però poi quando arrivavi a finalizzare ti mancava quello spunto, no? Che magari un attaccante titolare come può essere vantaggiato ti dà, però appunto mi sto un attimo trippando, insomma, oggi non c'è nemmeno stato vero, non c'è nemmeno stato il gioco, e secondo me è stato un fattore determinante per, diciamo, lo svolgersi e poi appunto sul risultato finale della gara, ecco. L'ultima mossa, poi finisco il video. Io credo che comunque oggi più che le scelte di Panucci su chi mandare in campo sia stato, non so, più di concentrazione, perché quest'anno il Crotone, lo dimostra la classifica, non è una squadra secondo me da sottovalutare. Sì, è vero, anche loro, come del resto tutte le squadre, chi più chi meno, hanno da migliorare qualcosa e sbagliano qualcosa, ecco, magari disattenzioni e tant'altro. Però è una squadra che comunque gioca tanto tanto, secondo me, di grinta, anche se qualcosa qualitativamente di buono c'ha, chiaramente. E secondo me Livorno è entrato in campo con, diciamo, la concentrazione sbagliata, un po' molle, ecco, perché magari si aspettava di trovare un Crotone che, chiaramente, parlo di roba, cioè cerco di essere realista, non voglio chiaramente screditarlo, come cioè, la squadra, screditarla. Però, a confronto agli altri anni, quest'anno si trova una posizione che, no, tutto sommato, e per quanto visto, tra l'altro, è abbastanza meritata, se non dire più che meritata, ecco. E magari, appunto, in confronto agli altri anni, che si trovava in maniera, diciamo, opposta, che, meno male, non dio lottava per il retrocedere, ma poi ci mancava, se no il Livorno, appunto, è entrato in campo con una mentalità sbagliata, almeno io ho visto questa serie, perché l'ho vista magari Mosci, che vedi va, invece Crotone, come ho già detto prima, è una squadra che secondo me gioca tanto di aggressività, cosa che inizialmente facevamo anche noi e cosa che tuttora purtroppo noi non si fa. E
E quindi niente, secondo me non tutto, però un po' di percentuale questa cosa sull'andamento, sullo svolgersi della gara ce l'ha avuto, ecco. Secondo me questa cosa di entrare con la concentrazione forse è sbagliata, eh. Insomma, questa è un'aggiunta mia, che poi uno può dire no, per me dice un'azzata, proprio uno può dire no, forse sono d'accordo con te, resta di fatto che niente, ho fatto un freddo muoio e mi ha detto me che mi sono casato, mi sono messo questa semi canottierina, quasi questa maglia smaniata, insomma, e niente, a parte questo, boh, il video finisce lì. E boh, speriamo già dalla prossima che se non sbaglio ci siamo in casa con te il Modena, se non sbaglio, di cambia qualcosa, perché qui più si va avanti più è peggio. E mi dispiace perché, ripeto, tuttora sono convinto che la squadra qualitativamente c'è, perché se la squadra gioca bene ci sarà una buona difesa, ci sarà un buonissimo centrocampo, ci sarà anche una parte d'attacco, tutto rispetto. Quindi mi spiace vedere che Livorno per ora, soprattutto dopo la buonissima partenza, che per ora appunto gioia sì, e niente. Speriamo di rifarcela dalla prossima. Chiaramente siamo sempre all'inizio. E niente, quindi è ancora lungo. Può succedere tutto, va benissimo che magari fra un mese ci si vede. Bimbi siamo in D. Siamo in Serie A, come bimbi, il prossimo anno, non so, si va giù a la promossa di che ci sarà, non so, da Gabrò, ecco. Insomma, detto vero, siamo per di Serie C, per quello mi sono trippato. Insomma, detto questo, niente, ci vediamo al prossimo video e speriamo appunto di vederci in maniera diversa, soprattutto che la sala, che la fine è onta dal punto di vista del risultato. Via, detto questo, saluto a tutti. Ciao!